Yes e Next, let's go! Ciao! Eccoci qua con Ida, con il nostro ospite di oggi, ed è dobbiamo farti un interrogatorio per rompere il ghiaccio. Allora, innanzitutto partiamo con nome. Ida. Nome d'arte. Le stanze della moda su Instagram. Ah, bello, bello, okay. Ti caratterizzi. Città in cui vivi? Milano. Vai, Laura. Professione? Fashion teller. Non mi piace influencer, non mi piace blogger, fashion teller. Okay. Teller. Sì, teller. Originale. Ok, il lavoro dei tuoi sogni? Il lavoro dei miei sogni, se non esistesse quello della moda, cioè quello che faccio, che è quello dei miei sogni, cantante. Ah, abbiamo una passione in comune, cantavo. Tu una canti? Volta cantavo. Io dico cantavo, ma in realtà non si smette mai di cantare. Sì, no? Perché se sei la passione non smetti mai di cantare, anche le minime cose, la doccia, fischiare, così. Sempre, cioè, sempre. Proprio così. Invece hai dei segni particolari? Segni particolari. Anche di caratteristiche della. Guarda, caratteristiche, a me piace definirmi leggera ma pensante. La N la metto tra parentesi. Leggera significa che non sono pesante, ma spesso quando vieni chiamata, cioè quando sei leggera perché sei simpatica, perché sei frizzante, spesso vieni confusa con superficiale e con poco cervello. E quindi io ho voluto mettere insieme le due cose. Si può essere leggeri, ma anche pensanti. Cioè, mi è con piaciuta una testa, questa cosa. Molto intelligente. No. Sapete che ultimamente sto sentendo risposte troppo spicce. Questa mi è piaciuta. Vero? Sì, e talvolta si pensa talmente troppo che si diventa pesanti. Quindi si toglie la N e si diventa pesanti. Ma perché abbiamo un peso? Brava, bello. Brava, mi è piaciuta questa. Allora, ti faccio l'ultima domandina io e poi Giulia li fa le ultime. E un sogno di corrente che fai spesso ultimamente? Guarda, quello di trovare l'amore della mia vita. Ah. A volte lo visualizzo e me lo sogno e poi scopro che vabbè, ma questo arrivato. Mi sa che è un sogno di tutti, ragazzi. So, anche qualcuno che vedo su Instagram a volte. In fondo siamo più o meno, abbiamo tutti gli stessi sogni, sì, desideri, paure. Alla fine siamo così tanto attaccati gli uno con gli altri a discriminarci, a cosarci così, ma alla fine siamo tutti dentro fatti nella stessa maniera. E vogliamo solo semplicemente l'esperienza che ci segna, reagiamo diversamente. Già. E ragazzi, le ultime domande, il superpotere che vorresti avere, perché? Allora, forse il teletrasporto, perché sono sempre in ritardo. Oddio, anche io lo vorrei. Te lo giuro. Ogni persona a cui ho fatto questa domanda, teletrasporto. Quindi sempre, tu, vedi? Però è vero, fai così. E secondo te potremo arrivarci. Ma anche quando devi fare 15 minuti e comunque sono sempre 15 minuti in ritardo. Magari. Quindi serve proprio. La scuola, la mattina, io che perdo il treno. Mamma mia, io farei proprio così. Mi sveglio, tolgo il pigiama. Ma neanche. Andiamo proprio così. Mi faccio scrocchio. Tutto il mondo, magari. Ma poi magari arrivare ai posti più lontani. È Hong Kong. Quello. Ma questo è il punto. Mia. Cioè, io vedrei tutto il mondo se solo potesse essere così semplice. Chissà, tra tantissimo tempo noi probabilmente non ci saremo, ma secondo me ce la potremmo fare. È tutto imprevedibile ormai. Sì. Forse sì. Dove andresti o cosa faresti se oggi dovesse finire il mondo? Me ne andrei sicuramente al mare. Mi piace tantissimo il Giappone, ma il Giappone non è proprio famoso per il mare. Quindi io direi Bali con tutta la mia famiglia. Ah, prendo tutti e li porto lì. Bellissimo. Abbiamo un audio, sentiamolo un attimo. LOL, mi sa che ho schiacciato quello sbagliato. No, era giusto. Aspetta un attimo, che carica. Ciao, mi chiamo Martina. Allora, volevo fare una domanda a Ida. Ida, hai mai fatto qualche sponsor che ti sei pentita poi di aver fatto? E soprattutto, si è mai avvicinato qualcuno a te di amico, magari ex amico, solo per i follower? Comunque, un bacione anche a Giulia e a Laura. Grazie mille, tesoro! Grazie mille. Allora, secondo me questa cosa di qualcuno che si avvicina a te perché hai, insomma, i follower, cresce il dubbio quanto cresci tu. Cioè, più sei nota e più pensi questo prima non mi considerava, ora purtroppo maybe. Sì, ma io penso che sia una tappa fissa quella, cioè, devi fidarti e sentire le sensazioni. Esatto. No? Perché poi te ne accorgi se non stai veramente simpatica a quella persona. Vero. E quindi dopo un po' ciao. Vero. Sponsor,
No, perché io ne faccio molto pochi perché scelgo. Okay. Scelgo molto bene, quindi siccome sento proprio un senso di responsabilità nei confronti di chi mi segue, non me la sento proprio di sponsorizzare cose che non mi piacciono. Ma poi anche un periodo di prova personale per capire, esatto, anche se quella cosa, per esempio, che ne so, ti dico i prodotti di self care o anche così. Brava. Io di solito mi faccio un periodino di prova. Bravissima. Delle cose. L'ho fatto proprio stamattina, ho detto di tutte le cose che mi sono arrivate, vi consiglio questo che è un barattolo quasi finito e che veramente uso. Okay. E quindi faccio vedere. Sì. Giusto, sì. Concordo. Allora, dopo ti facciamo qualche domanda sempre sulla tua carriera, però dopo il next. RDS Next. Bentornati su RDS Next. Let's go. No, stavamo parlando di psicologia, ragazzi, perché siamo tutte e tre accomunate da una passione per la psicologia. È vero. Io e Laura facciamo la stessa scuola, lei faceva la psicoterapeuta, ragazzi. Che devo dire, però serve sempre, cioè, quindi anche se poi uno fa un altro lavoro, quella cultura lì è quel modo di... Posso togliermi una curiosità? Sì, certo. Dicono spesso che le persone che vanno a studiare psicologia poi si tolgono tutti i problemi che hanno perché psicanalizzano nel durante. Sì, allora, dicono due cose. Una, che chi studia psicologia è un po' matto e quindi lo fa perché... Due, però è vero questa roba è vera questa roba qui, perché in realtà chi studia, poi chi va avanti, deve per forza andare in terapia, perché per aiutare veramente un altro devi essere risoltissimo, esatto. Quindi devi avere proprio, se no poi confondi il dolore dell'altro suo con il tuo e non lo aiuti, esatto, veramente. Quindi è vero, risolvi tutto. Comunque è vero, questa cosa la sapevo. Ciao. Allora, ascoltiamo l'audio. Ciao, sono Marta, avevo una domanda per Ida. Qual è il colore che usi più spesso per i tuoi vestiti? Come si può notare? Ma qui non si nota molto, comunque il rosa e il lilla sono una, bellissimi, sono banale. Sono i miei colori preferiti. Ragazzi. Il mio preferito è il rosa, anche il mio, e fucsia in realtà. Ok. E il rosso, perché cioè mi rappresentano. E quindi siamo di super tendenza, sì, perché quest'anno, il prossimo anno, andremo di super moda, quindi siamo in trend. Ok. Allora, Ida, ti facciamo qualche domanda sul tuo percorso sui social e vabbè, ti chiedo come lo hai iniziato il tuo percorso. E allora, l'ho iniziato quando ho capito che non volevo fare la psicoterapeuta e mi sono trasferita per amore a Londra. E per lì, amore? Per amore, sì. E lì non sapevo che diavolo fare. Ora, che cosa faccio? Mi sono guardata intorno, ho scritto un pensiero su Facebook, allora, dove raccontavo quello che scoprivo a Londra. Mi ha letto un giorno... Emily in Paris. Mi ha letto un giornale italiano e mi ha detto: mi piace come scrivi, ti andrebbe di andare a raccontare le sfilate? Io ho detto: ma non ho niente da fare, ok. E ho iniziato in questo modo, vi giuro. Non sapevo né di essere particolarmente brava a scrivere né di avere una passione sfegatata per la moda. Questa cosa poi è arrivata con il tempo, quando mi sono trovata nelle sfilate e ho detto: wow, che figo, voglio fare questo. E ho scoperto quanto mi piaceva raccontare proprio la moda da un punto di vista privilegiato, perché pochi entrano e quindi è un privilegio. Che bello, certo. Che bello, così. Che bello. A quindi me piace proprio, a me piace la moda perché permette di esprimere proprio quello che vogliamo trasmettere alle persone, perché è un modo di raccontarsi, essendo che io amo l'arte comunque, quello proprio è un modo infinito per sperimentare, chissà quante cose ancora si potranno inventare, perché alla fine la moda è vero che si ripete, ma puoi cambiare tutto. Ognuno la interpreta poi a modo proprio, se si ha stile, e lo stile va trovato e si trova con il tempo, secondo me. Vero. Secondo questa cosa consiglieresti, è una domanda spontanea, per trovare il proprio stile alle persone che ci stanno ascoltando? Devi veramente capire che tipo di personalità hai, che non è facile, no? Perché spesso sei confuso e quindi secondo me devi sperimentare vari stili finché proprio ti guardi allo specchio ti riconosci. È e allora capisci che quello è tuo. Non è facile, per niente. Tipo io sono sempre mega energica, quindi magari secondo me una cosa con i colori forti o qualcosa magari di osato, un qualcosa sempre magari di sempre innovativo ci starebbe. Assolutamente sì. Un tacco. Infatti il nero no. Ma lo so che il nero no, però ti spiego una cosa. Oggi per la scuola io mi fingo seria, però in realtà capisco. No, però in questa cosa mi ci sono rispecchiata proprio in primis, perché allora io proprio
non è lo stile in cui mi rappresento, okay, io questo okay, è quello comodo da mettere a scuola, sì, durante il giorno. Però ad esempio quando sono andata a Parigi, mm-hmm, una settimana fa, okay, sono andata a fare shopping proprio per Parigi, ho detto vabbè, devo prendere i vestiti che voglio. E allora a me piace molto lo stile elegante, mm-hmm, quindi mi sono presa il blazer bianco, l'ho messo a vestitino, ho preso i tacchi neri che avevano il fiocco argentato brillantinato, okay, quello davanti che vanno adesso. Io mi sono vestita così a Parigi, che è molto elegante, tu? Ho detto questo è il mio stile, però ovviamente non posso metterlo sempre. Però è proprio vero, mi sono vista, ho detto ok, questo qua mi ci ritrovo. E vedi, quando ti è vedi vero, e ti riconosci, allora è vero, tuo, e lo capisci. Allora ragazzi, io farei sentire questa canzone e dopo finiamo con le domande. Melody, Next. RDS Next. Bentornati su RDS Next. Let's go! Woo! Allora, noi parliamo sempre di moda. Esatto, oggi certo, particolarmente, perché abbiamo veramente una grandissima risorsa qua. Esatto. Grazie, una risorsa umana a disposizione. Allora, volevamo un vocale. Una domanda per Ida, ma come preferisci portare i capelli? Allora Ida. Allora, un po' come sono oggi, no? Allora, in genere ho un caschetto con la frangia alla Anna Wintour, quindi super dritto. Bella, e il personaggio di Anna Wintour, sì, e devo dire che prima ce li avevo sempre lunghissimi, ma questa roba qui, nuova, mi sta contraddistinguendo e mi piace, quindi caschetto e frangia, che non so fin quando reggerà, perché la frangia ora è estate, inizia a non essere perfetto, però questo. Capisco completamente, infatti io avevo un po' la tentazione, uh-huh, di fare la frangia, però da piccola l'ho sempre avuta, okay, da piccola ho sempre avuto caschetto frangia, okay, e quindi ho detto no, devo cambiare, non né lunghi né frangia, ma una via di mezzo. Ho sempre avuto, adesso invece mi mettevo l'extension, ho fatto, okay, capelli rossi, li ho fatti fucsia. Io tante volte rosa, io ero fucsia, rosa, avevo i capelli rosa e li amavo e li continuerei, ecco, i miei capelli ideali sono rosa, ce li ho avuti, ma ogni due settimane si scoloriscono completamente. Io non ho mai trovato colori stravaganti, cioè sono tipo rosa, rossi, mai. Sapete come ho risolto? Con le parrucche. Dopo mi consigli un sito in cui assolutamente prendere, sì, parrucche. Sì, e okay, le uso. Così poi magari ve le consiglio anche a voi. Così i capelli non si rovinano. Sentiamo. Un minuto di silenzio. Bellissimo e fantastico. Passo, risentiamo. Secondo me mi sta meglio sulla carta. Aspetta, ho capito. Fatto. Allora riascoltiamolo. Riascoltiamo l'audio. Che secondo me mi sta meglio sulla carna, cioè sulla carnagione. No, ho capito. Cioè ragazzi, io volevo anche farti questa domanda. Hai mai fatto una cromia? Cosa te ne intendi di armocromia? Non me ne intendo, cioè sono le cose proprio base, cioè i colori freddi e i colori caldi, le stagioni. Io so che sono un'estate, quindi mi stanno bene fortunatamente i colori pastello, okay, quindi vedi, non è un caso, meno male. Tu sicuramente sei un inverno, vero? Allora, in realtà io sono un po', devo farla sta seduta da armocromia perché non ce la faccio più, mi tormenta questo dubbio. Ormai la tendenza si sta scoprendo adesso un po' sta roba della monocromia, perché alla fine c'è sempre stata, ma adesso sta andando un sacco di trend, no? Quindi qua è due di picche, magari parlare di questo, non posso farmi mancare questo argomento. No. Io pensavo, ho sempre pensato di essere un autunno. Okay. Però il problema è che molte persone adesso mi stanno guardando e dicendo: ma tu sei in inverno? Io, secondo me, sei inverno. Ragazzi, devo scoprirlo. Per quanto ne capisco, visto che sono autunno. Sì, tu potresti essere autunno perché hai i colori dell'autunno, ma bisogna vedere. In realtà senza il fondotinta, con i capelli del colore naturale. Questo, ma i tuoi sono naturali, sì, vero? E comunque se sei autunno o primavera hai colori, vesti con i colori caldi, quindi il rosso, arancio, marrone, sì, eccetera, quindi eccetera. Tutto oggi
In teoria, se sei autunno, sì, ho perché questo tutto, è un colore ragazzi. Estivo dell'estate. Tutto. Invece, estate e inverno i colori. Quindi ci ho preso. Sì, anche perché il nero, insomma, è un colore è un non colore, tutto. Quindi ci prendi sempre. Allora, ci siamo un po' prolungate a parlare. A questo punto, ti finiamo di fare le domande dopo il next. Va bene. RDS Next. Bentornati su RDS Next. Let's go! Allora, Ida, noi dobbiamo finire di parte l'interrogatorio. L'interrogatorio, pronto. Chiamato così. Allora, raccontaci meglio della tua rubrica Fashion Flash. Fashion Flash, allora, io conosco tutte le sfilate e quindi poi ne parleremo brevemente, perché mi sono inventato un format che tengo su TikTok tutte le mattine alle 7:30, che è un telegiornale sulla moda Flash. Okay. Ma davvero? Sì, c'è anche una sigla e alla fine fa Fashion Flash, quindi per questo si chiama così. E quindi io do una notizia a tutte le persone che mi seguono e auguro anche loro alla fine buona colazione. Quindi studio un sacco tutti i giorni, perché tutti i giorni alle 7:30 esce la notizia. Ah, interessante. Ah, bello. E stamattina qual era il Fashion Flash? Parlava di Chanel. Guardiamo. iPad 1. Dov'è? Eccolo, eccolo. Così anticipiamo, ecco, la fatto. Paris Fashion Week. Perché ieri ha sfilato anche Chanel. Cosa ho visto di nuovo? Ma prima Fashion Flash. Un set interamente vestito di tweed per l'occasione, il fil rouge della collezione. Niente di nuovissimo all'orizzonte, ma qualcosa spicca e potrebbe diventare tendenza. I collan di lana, talmente pesanti da essere poco aderenti alla gamba, perlomeno alle gambe delle modelle, di sicuro non sfinano. Ci sono anche nella versione maxi parigine. È tutto sempre bon ton, ma ci sono anche gli stivaloni alti sopra il ginocchio verdi, che richiamano quelli da giardiniere o di chi deve attraversare il fiume all'acqua altissima. Di contro poi ci sono le micro borsette, che sono chiaramente solo un vezzo, anche a forma di cuore. Io li definirei più bijou. A guardare le modelle di Chanel, con le mollette sui capelli, le calze colorate che sembrano frugare nell'armadio delle nonne, rielaborando a modo loro, possiamo dire che la collezione racconta di giovani donne che tagliano i capelli, quindi vanno di moda come i miei, tolgono il trucco e gli artifici e guardano alle cose belle del passato, tornandogli a dare valore. Finiva così. Allora, bellissimo messaggio. Devo dire che tutto il tempo ho pensato non è così tanto carino, ma il messaggio finale mi ha cambiato le idee. Anch'io. Infatti io ho voluto dare un senso e un significato bello. Hai voluto cercare il bello nella... Brava. Io cerco sempre il bello, però effettivamente questa sfilata è stata molto criticata perché manca di novità e soprattutto perché quelle calze non donano a nessuno gli stivaloni. Ma poi le modelle di solito c'hanno tipo le gambette, quelle minuscole. Invece sembrano anche loro sembrano con delle gambe, insomma, un po' così. Terribile. Ok. Vabbè. Magari vogliono risaltare le forme, però. No, e poi tra l'altro le hanno abbinate alle ballerine, quindi non solo gambone e poi ballerine. E non approvo. No, e ha fatto la stessa cosa Miu Miu, quindi proprio vogliono che sia una tendenza a cui, ragazzi, noi ci ribelleremo. Questa tendenza trash. Non approviamo, ragazzi, quando di picche non approviamo. Io vorrei fare una domanda a voi, perché Miu Miu ha lanciato la tendenza della vita bassissima. Vedo che voi ancora per fortuna state con la vita alta, che ne pensate? Cioè, avete visto quel completino che ha indossato sia Chiara Ferragni? Allora, ho visto quel completino, quello Nicole così. Esatto, sì, che ne pensate? Allora, sincero, mi piace ma non mi fa impazzire. Ti dico, non so, cioè credo che lo proverei, ma non credo che io dico, oddio, stravedo per questo. No. Perché ha fatto una strage, l'hanno messo tutti. Se lo possono mettere secondo me in pochi, anche se lo hanno fatto vedere indosso a un uomo e a una curvy. A me non. No, a me non piace. Allora, a me non fa impazzire, ma lo vorrei provare perché io sono una. Io no! Io sono ricercatrice. Io preferisco di no! Io neanche passo. Proprio passo subito. Poi sto rivalutando la vita bassa in realtà, sono sempre stata una vita alta, ma provare. Perché fino adesso è andata la vita alta. Ora vogliono provare a dirci che è cool la vita bassa. Però esce tutto di fuori e poi se ti siedi, rotolini, le cose. Secondo me non è per tutto. La vita bassa. Vabbè, perché si sente confident. Dipende. Ma è proprio scomoda, capito? Cioè, no, a parte il confident che ci sta tutto, però io la trovo scomodissima e me la ricordo perché
me la mettevo, però insomma. A livello di comodità non lo so, perché non l'ho mai, cioè io non l'ho proprio mai vista, quindi non so, però non sto bene con il mio Vita Alta per adesso. Sì, anch'io. Preferisco. Vabbè, anche io, perché non passare un'ipocrita, se no. Bene. Allora, tra due secondi. Il next. E parleremo di tendenze, ragazzi. RDS Next. Next. Bentornati su RDS Next. Let's go! Ritroviamo la carica qua. Allora, ragazzi, vediamo che cos'ha in serbo per noi la nostra Ida. Finalmente è arrivato il momento. È arrivato il momento. Sì, okay, sconvolgiamo la scaletta, parliamo di tendenze. Vai. Vi ho portato una cosa che ci eleverà, cioè? Da terra di ben 16 centimetri. Oh mio Dio! Che fa parte delle tendenze della... doppio plateau, ragazzi, 16 centimetri. Allora, è io bellissima. Con questi sono alta 1,80. Ma queste di che marca sono? E queste sono fatte da un artigiano, sono personalizzate, hanno anche la mia... Ma tu, una frase hai scritta. Proprio il motto? Sì, sì. Leggera ma pensante, sì, sono state no. Ovviamente richiamano chiaramente insomma la ma mamma di queste scarpe. Ma io ve le ho portate se le volete indossare e sentirvi alte. Ma sono pesanti, cioè quando cammini? No, tra l'altro sono comodissime. Comodissime. Veramente. 39, un numero in più del mio. Sì. Io 36. Ma io voglio provarle. Io le aveva rifatte io Zara. Io 36, non ci... Io ho deciso che vi mostro come sto. Vuoi anche l'altra? Certo. Ma quindi nel frattempo che Giulia prova le scarpe, sì, che consiglio ci daresti appunto per le tendenze di quest'anno? Allora, partiamo dal colore. Okay. Il colore, allora, il colore dell'anno secondo Pantone è il verde prato. Quindi, l'avevo detto la scorsa volta. Il verde, qui, guarda qua che meraviglia. Ma anche il rosa e il fucsia per la primavera estate. Quindi, come dicevamo prima, noi siamo in super tendenza. Non c'è il lilla, ma secondo me è il lilla con il rosa, con l'arancio. E secondo te? Guardatela qui, quanto è diventata alta, è slanciata. Un abbraccio. No, ragazzi, io li prendo per forza. Sì. Vediamo vicino a me. No, vabbè, ragazzi, sono un'altra persona. Sono rinata. Non le avevi mai provate? Mai. Ma sono comode. Sono comode. Ci si cammina bene? Sono comode. Vabbè, allora si sente che sono comunque... Ma sono altissime. Sono comode perché il plateau è doppio, quindi in realtà è come se stessi tipo su 4 centimetri. Vabbè, cadere da questi proprio muori, Muori. Però anche con l'abitino corto, cioè a me fa delle gambe slanciatissime. Mi sento veramente una modella. E quindi queste... E qual è il marchio che tu consigli? Allora, se non potete spendere 800 euro credo che costino, questo per esempio è un marchio artigianale che le fa, si chiama, non so se lo posso dire. Lo può dire? Sì, noi diciamo sempre. Tra l'altro è Made in Italy, si chiama Studio Creazioni e te le fa proprio su misura, scegli il colore e puoi stampare qualcosa anche sulla suola. Bellissimo. Tu quant'è che le hai pagate queste? Costano 200 euro, queste 199. Okay. Insomma, è un buon compromesso, soprattutto perché pelle vera, insomma, sono fatte bene. Non erano quelle che le facevano pagare così tanto? Infatti, a 800. Versace. Versace. Le ha lanciate Versace con il doppio plateau. Richiamano proprio quelle delle brazze, quindi delle bambole. Sì, Valentino ora le ha rifatte simili, non potendo copiare proprio il modello, sono identiche, ma senza il doppio plateau, ma sempre il tacco di 16 centimetri. Come fanno a camminare? Camminano tutte, anche Zendaya ce l'aveva all'ultima sfilata, tutta fucsia. Wow. Sì, quindi queste, no, ma comunque, adesso fin quando non se ne va io rimango così alta. Basta. Belle, approviamo. No, vabbè, ma ragazzi, ma ve lo giuro, mi sento rinata, cioè non mi sento più io. Ma invece, lasciando stare scarpe a gli parte, accessori, ok, che cos'altro va? Allora, no, è una domanda che faccio a te. Secondo te, per proprio gli abiti, andrà più stile largo, stretto, corto, fantasia, semplice? Allora, secondo te, previsioni? Non allora, voi meteo. Siete vestite semi bene rispetto alle tendenze, perché tornano gli anni 2000, che sono gli anni di Britney Spears. Ok, allora facciamo una cosa. Sì. Ne parliamo dopo va il next. Va benissimo. RDS Next.
Bentornati su RDS Next. Let's go, sono mi sento altissima. Allora, noi stiamo parlando di moda 2022. E secondo te cosa non può mancare nel nostro armadio quest'anno? Proprio una cosa che non può mancare, che sia un accessorio, una scarpa. Allora, una cosa che non può mancare, io direi una giacca oversize. Ok. Allora, prima andavano di moda quelle un po' a palloncino, un po' biancaneve, che tra l'altro fanno anche la vita molto sottile, perché tu ingrossi qui e poi stringi qua e fa figo. Ma una giacca tipo per giacca per ma tipo blazer. Ah, okay, blazer, quindi sia abito, sì, blazer, sì, io ho usato questo termine desueto, però prima andavano tonde e ora vanno squadrate e molto larghe, molto più larghe, come se fossero una due taglia in più, come insegna Balenciaga, che le ha portate in sfilata, e quindi ora vanno di moda queste, e son belle. Okay. Anche l'abito blazer molto molto che over. Che in realtà il blazer lo puoi utilizzare per più occasioni, perché se allora lo vuoi con utilizzare il jeans, per la, esatto, col jeans durante, ma magari anche durante il giorno, poi durante la sera lo chiudi, cinta come ho fatto io, diventa un vestito, brava, quindi diventa un capo sia elegante che... No, secondo me il blazer cambia totalmente l'outfit. Sì. Cioè, anche se tu metti per esempio un jeans casual così, sbarazzino, anche una maglietta normale, semplice, una t-shirt bianca, e un sopra un blazer cambia tutto, sembri proprio elegante. Esatto, io ne ho comprato uno, ora ciclamino, che è un bellissimo colore, che è una via di mezzo tra il viola e il fucsia, ed è bellissimo, però ecco, se è over, sei ancora più stiloso, cioè se vogliamo parlare di tendenza. Un vocale? Ragazzi, sono altissimo. Ciao ragazzi, volevo fare una domanda a Ida. Ida, come ti è venuto in mente di fare questo format Fashion Flash? Ok, grazie per la domanda, bella domanda. Grazie. Allora, perché io sono passata, allora a un certo punto ho capito che andava di moda TikTok e ho capito che poteva essere il social del futuro, e mi sono detta, io che amo scrivere, come posso raccontare la moda su TikTok, dove mi sembrava che tutti ballassero e cantassero e basta? Provo a raccontare. E quindi ho iniziato in realtà a parlare di storia della moda, di tendenze, eccetera, eccetera. E siccome poi andava bene, mi sono detta, ma perché non do proprio una pillola giornaliera e creo proprio un appuntamento fisso? E così è nata questa idea di fare proprio un telegiornale, che era una cosa che mancava. Sì, che è un telegiornale, però breve, come vuole TikTok, che dopo un po' si stufa. Ok, allora facciamo una cosa, dopo il next continuiamo sempre con le domande, con le novità, con le news di quest'anno, quindi next. Questa è la tua musica. Next. Raga, che ridere, ci siamo perse in questo discorso mistico. Bentornati su RDS Next. Ed eccoci qui a parlare di un tema molto importante. Allora, dopo che lei ci ha mostrato questa bellissima scoperta, che sicuramente adesso mi procuro, sono 16 centimetri comunque, perché se li chiede, e sono assurdi. Ragazzi, mi sento una modella. E sono alta 1,50. Comunque, stavamo parlando del fatto che se veramente, cioè quanto veramente bisogna stare attenti a questa cosa delle parole, l'importanza del poli, vabbè, quella politically roba. Correct. Ecco, lei la sa dire. Mi ci perdo. E anche il tema, per esempio, del vestiario sul fisico, no? Esatto. È vero, oggettivamente tutti possono vestirsi come vogliono, come gli piace. Esatto. E lì non ci piove niente, tu puoi metterti quello che vuoi, se ti senti confident nudo, se tu ti vedi bello così, esatto, è bellissimo, cioè, no? Tu fai quello che vuoi, però è vero, però è vero che si può dare qualche suggerimento in base alla propria forma del corpo su quello che risalterebbe meglio comunque le tue forme. Sì, sì. Eppure, per esempio, alla Milano Fashion Week ha sfilato Marco Rambaldi, per esempio, sponsorizzato da Valentino, che ha scelto soltanto dei modelli che non erano dei modelli, anche tra l'altro anche una pornostar, e tante persone super magre, anche molto molto curvi, ma tanto curvi. E in realtà è stato criticato, perché ha detto ok, che va tutto bene, però poi c'è anche
il sano, la salute fisica, quindi anche lì è un'altra cosa. Cosa quanto c'entra? Da, ok, la salute fisica. Okay. La salute fisica, quando sì. il curvi è troppo curvi, è un bel messaggio quello di dire rimani come sei? Anche qui un dilemma, perché l'obesità è una malattia, per esempio. E anche qua possiamo dire, ragazzi, se questa cosa vi fa stare bene, vivete una vita perfetta salute, e state bene così, fisicamente, perfetta salute, non avete state problemi, bene, allora vi vedete okay. allo specchio, tutto bene, poi non volete cambiare idea, cioè, amen. Però amen. Ovviamente promuovere una vita salutare per il vostro benessere anche ci sta. È cioè non è una critica no? al fisico, cioè bisogna dire le cose come stanno, perché a volte se no ogni volta si va incontro al confondere tutto, si fa il mestolone, passi per quello per quello fino da a un certo punto. Sì, ma perché ormai tutto sta diventando che non si può sì. dire, cioè proprio le parole proprio prese alla, neanche alla lettera, perché se veramente fossero prese alla lettera molte cose vero. Si tende tutto verso giudicare negativamente le persone, sì. ecco. Bentornati su RDS Next. Let's go. Woo! Ragazzi, allora, io mi tiro le bastonate e le zampate sui piedi. Vabbè. Sentiamo qual è il peggiore due di picche che lei ha ricevuto e qual è il peggiore che hai dato. Allora, che ho dato zero, perché io sono una brava ragazza, sono carina e non ne do. Però in realtà questa cosa è allora, ma se non ti interessa qualcuno, ma hai detto che non è. No, ma nel senso che, cioè, che non ne do brutti, io do spiegazioni, sono carine, eccetera, proprio eccetera. Proprio due di picche così mai dato? No. Okay. Ah, perché, intendiamo quello. Però, ah sì, perché voi che cosa... No, vabbè, la peggiore chiusura, allora, non hai mai dato una cosa proprio... Vabbè, uno via videochiamata, vale? È brutto? Sì. In videochiamata, perché non ci vedevamo da veramente. Tanto tempo, lui stava male e io ho detto vabbè, se non vuoi aspettare che mi liberi te lo dico in videochiamata. Sì, questo va bene. È brutto. Sì. È un pochettino brutto. So. No, però anche io una volta sono stata costretta in un giorno che proprio era l'ultimo giorno e lui in cui allora, vabbè, se non vuoi aspettare te lo dico. Io vi racconto, anch'io uguale, ma bruttissimo, perché poi mi sono sentita in colpa. Praticamente c'era successo che lui aveva avuto una cosa bruttissima. Per di più, il giorno dopo sarebbe stato importantissimo, alle due di notte doveva per forza saperlo e quindi vabbè, cioè. Però mi è successa una cosa, avevo conosciuto una persona che mi ha invitato a uscire, okay. Io per più volte gli ho detto no, perché effettivamente non potevo. Quando poi finalmente mi sono decisa e potevo, ci siamo dati appuntamento in stazione, lui mi ha dato appuntamento e mi ha detto okay. Venga a prenderti, eccetera, eccetera. Sono scesa e non l'ho trovato, ho provato a scrivergli, lui mi aveva bloccato, quindi mi aveva fatto questa vendetta e non l'ho potuto mai più neanche insultare. Ma che sì. Che bastone! No, sì, che ragazzi, bastone! Cioè, che dici? Per orgoglio non mi ha più visto. No! Sì, sì. Cioè no. Io questo l'avrei proprio... Ma non posso dirlo, volevo, guarda, non posso dirlo. Potevo più contattarlo, cioè bruttissimo, malissimo. Bruttissimo, una bruttissima vendetta. Non auguriamo a nessuno persone di questo tipo, perché sono proprio da ricovero, qua la psicoterapia proprio serviva. Giulie, noi abbiamo altri due minuti proprio al volo, ce lo vuoi dire anche tu? Non ho capito. Se ci vuoi dire il tuo peggior due di picche mai dato e mai ricevuto, giusto in due minuti, veloce, visto che siamo al programma due di picche. No, non abbiamo tempo. Tempo. Mi dispiace. Non abbiamo tempo. Lo lasciamo alla prossima puntata, invece in questa vi dico, faccio un piccolissimo promo. Vai, il 23 e il 24 aprile a Milano, chi vuole scoprire i segreti di TikTok e imparare a costruire i video e sceneggiature interessanti per il proprio business, per la propria azienda, se volete diventare influencer su TikTok, io vi aspetto. Poi se mi seguite su Instagram o su TikTok vi do le informazioni per partecipare a questo corso. Perfetto. Ciao a tutti. Allora, adesso lasciamo la parola a Patrizio e ad Andrea con Bad Romance, che mi devono spiegare che cosa hanno contro di me, perché cioè non ho capito. Ciao, grazie ragazzi, grazie Ida, grazie a voi, ragazzi, è stato bellissimo. Spero che tutti sia divertita. Un abbraccio forte. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Let's go. Questa è la musica di RDS Next.